Si torna sulla questione dei pullman soppressi in Val Gandino la domenica. Le amministrazioni si sono mosse con amministrazione capofila e il comune di Gandino. Cosa c'è di nuovo? Quali sono le novità riguardo a questa questione piuttosto diciamo gravosa per i vostri comuni? Sì, più, a seguito di un consistente numero di segnalazioni da parte di cittadini, unitamente ai comuni della Val Gandino ci siamo dati da fare affinché la provincia ci potesse ricevere e quindi vedere di trovare con loro una soluzione. La provincia è stata della massima disponibilità, il funzionario competente da funzionario ci ha illustrato la questione, quindi la mancanza di soldi, la soppressione di una serie di linee, tra le quali anche quella della Val Gandino. Noi abbiamo a lungo insistito, in questo caso poi l'assessore Cappetti è stato gentilissimo, ha capito il problema e ha detto che si sarebbe interessato per vedere di trovare quantomeno la possibilità di ripristinare una corsa, una di andata e una di ritorno. In questi giorni abbiamo ricevuto una lettera con la quale la provincia si rivolge alla società che è gestore del servizio per vedere di trovare una soluzione in modo da magari sopprimere una corsa laddove è sopprimibile e trasportarla in Val Gandino, anche perché secondo loro soldi aggiuntivi non ce ne sono. È un momento difficile per tutti, però insomma, io ho chiesto che se altre zone hanno un servizio maggiore rispetto a quello della Val Gandino facciano un ulteriore sacrificio noi, visto che il nostro è stato totale. Speriamo, ecco, la volontà manifestata dalla provincia diciamo è positiva, speriamo che effettivamente si traduca nella possibilità di avere questo servizio. Anche perché non è magari un servizio che viene usufruito pienamente, ma va questo taglio a penalizzare le persone che hanno meno possibilità, quindi volete tutelare questa fascia di persone che abitano nei vostri paesi? Sì, sicuramente se dovessimo fare un conto puramente economico risulterebbe in rosso, il numero di coloro che usufruiscono del servizio non è eccessivamente numeroso. Però giustamente dobbiamo tener conto del fatto che sono le persone più deboli, le persone anziane che non hanno la macchina, che devono andare a trovare i parenti all'ospedale, devono andare a trovare parenti nella valle e anche i numerosi extracomunitari che di fatto sono i maggiori usufruitori, però anche per loro è necessario che vadano presso amici, parenti della valle con i quali bene o male si ritrovano una sola volta la domenica, perché nei giorni feriali devono lavorare.